Parte il progetto La Campania lotta contro il cancro. L'amministrazione regionale investe 157 milioni di euro a favore della ricerca oncologica. Il progetto, presentato a Palazzo Santa Lucia, vede il coinvolgimento delle maggiori strutture di ricerca presenti sul territorio campano e delle strutture operanti nell'ambito del trasferimento tecnologico alle imprese. Abbiamo deciso di investire importanti risorse finanziarie nella ricerca oncologica per garantire a migliaia di pazienti cure efficaci e diversificate, ha dichiarato in conferenza il presidente Vincenzo De Luca. È una grande sfida che contiamo di vincere grazie allo straordinario capitale umano di cui disponiamo e alla capacità dei centri di ricerca del nostro territorio di mettersi in rete. Abbiamo anche avviato un'importante collaborazione con la Regione Lombardia, all'avanguardia in ambito internazionale, per favorire scambio di modelli ed esperienze. Abbiamo deciso un anno fa di chiamare tutta la comunità scientifica della Campania e tutti i centri di ricerca, i nostri ospedali, il Pascale, le nostre università, ad impegnarsi in una sfida: vincere il cancro. Impegniamo nel progetto di ricerca contro il cancro 160 milioni di euro. Abbiamo cominciato a finanziare le prime due linee di ricerca sulle tre che abbiamo selezionato. Partono da oggi i lavori nel campo farmacologico, nel campo della ricerca genetica, nel campo della ricerca contro i vaccini, nel campo anche della produzione di farmaci nuovi, perché vorremmo non solo produrre ricerca, ma tradurre questa ricerca in brevetti industriali, produzione di tecnologie chirurgiche, ma anche di tecnologie innovative per quanto riguarda la prevenzione. L'obiettivo, ripeto, è produrre in Campania il vaccino contro il cancro. Ci aspettiamo davvero risultati importanti per milioni di persone.